Neolitico o età della pietra nuova è l'ultima fase della preistoria. Esso prende il nome dalla nuova tecnica di lavorazione della pietra, non più scheggiata ma levigata. Convenzionalmente il Neolitico inizia nell'8000 a.C. e si chiude con la comparsa della scrittura in Mesopotamia intorno al 3000 a.C. Ma com'era l'ambiente 10.000 anni fa? Era appena finita l'ultima grande glaciazione, detta di Wurm. A poco il clima diventava più mite e con lo scioglimento dei ghiacci molte terre vengono sommerse. Di conseguenza, alcuni grandi mammiferi, come elefanti, rinoceronti, iene, scompaiono, mentre le mandrie degli altri mammiferi di grossa taglia si riducono di numero. Gli uomini devono sempre più dipendere dai gruppi di piccoli mammiferi erbivori e con parecchie qualità sfruttabili, come gazzelle, capre, pecore e asini selvatici. A questo punto, i diversi gruppi umani compiono una vera e propria scelta. Alcuni decidono di continuare a perfezionare le tecniche già note per proseguire nella loro attività di cacciatori-raccoglitori. Altri invece decidono di fermarsi nelle zone in posizione favorevole che hanno scelto per la caccia-raccolta perché hanno già attrezzato le aree con strutture abitative più stabili e quindi decidono di sperimentare nuove tecniche di sussistenza che li porteranno, a poco, a trasformarsi in agricoltori e in pastori-allevatori. La regione nella quale si sperimentano le nuove tecniche e dalla quale queste potrebbero essersi diffuse in Europa, Africa e Asia è il vicino Oriente. L'attenzione dell'uomo per le specie animali e vegetali porta nel corso del Neolitico alla loro domesticazione. La domesticazione riguarda invece le specie e non i singoli individui. Alcune delle specie che oggi siamo abituati a considerare domestiche erano nella preistoria specie selvatiche. Avevano corna e zanne più lunghe, poca lana, producevano il latte solo quando avevano piccoli e in quantità adeguata al loro numero. L'uomo ha iniziato a scegliere e a selezionare gli individui con le caratteristiche per lui più utili, cioè quelli di taglia più ridotta o di carattere più docile, o che potessero fornire abbondanza di prodotti secondari rispetto alla carne, come lana e latte. Così, un po' alla volta nel corso di secoli, le specie si sono trasformate geneticamente assumendo le caratteristiche odierne. Le specie domestiche possiedono oggi denti, zanne, unghie e corna di misura ridotta rispetto a quelle selvatiche, producono maggiori quantità di lana e latte, dipendono dall'uomo per tutte le loro necessità. La domesticazione delle specie vegetali procede parallelamente a quella degli animali. Cereali come il farro, l'orzo o il grano esistono anche oggi allo stato selvatico, con spighe piccole, con due sole file di grani collegati al fusto centrale per mezzo di un rachide molto fragile. Raccogliendo le spighe con i chicchi più grandi e il rachide più robusto e conservandone e seminandone i grani, l'uomo ha ottenuto col tempo varietà domestiche sempre più grandi e produttive. Conseguenza di questo processo è che mentre nelle varietà selvatiche il fragile rachide si spezza, i grani cadono in terra e la pianta si può riprodurre, nelle specie domestiche i robusti rachidi non si spezzano più e come per le specie animali, la pianta dipende totalmente dall'uomo per la sua riproduzione.